Allora, buongiorno. Ho parlato con un mio amico che abita a Varese, Roby, che è un arleista, e mi ha consigliato nella zona di Varese di fare questo giro qui. Vediamo se si vede. Allora, aspetta, vediamo se riesco a switchare. Ok, no. Praticamente, dalla nostra zona di Milano andiamo su a Varese, ci sono le grotte della Valganna, si supera, si va dalle parti di Luino e aspetta che zoomo. Praticamente si fa Maccagno e si arriva al Lago d'Elio dove c'è una bella vista panoramica e poi si ritorna indietro. E questo qui sono 254 km, 4-5 ore. E questo è un itinerario. Primo itinerario. Il secondo itinerario partirebbe sempre zona Milano e si può andare su da questa parte qua, si costeggia Erba, si fa il ghisallo e si arriva a Bellagio in mezzo ai due rami del lago di Como e poi si può scendere dal lago di Lecco oppure anche dal lago di Como. E questo itinerario qui è il più breve, sono 181 km, 3 ore circa. E questo non è male, secondo itinerario. C'è anche un terzo itinerario che, sempre partendo dalla zona di Milano, ci porta in zona Biella, si va a vedere il santuario di Oropa, si prosegue, qua sono tutte stradine inerpicate, molto piccole, credo perché sono piene di curve. E si arriva a fare la variante Zegna, che è una strada molto bella, dicono, si va all'Oasi Zegna e si torna praticamente dalla parte di Romagnano Sesia. Però questo è un po' più lungo, più che altro sono 5 ore e 300 e rotti chilometri, ma c'è tanta autostrada. Quindi più che altro il giro in sé di bello c'è poco, c'è tanta autostrada. E questo è il terzo itinerario. Allora, grandissima richiesta, c'è un quarto itinerario che potrebbe essere questo, sempre partendo da zona Milano. Andiamo verso la Brianza, Merate, si fa la Valcava, la Valbrembilla e si arriva in Valtaleggio, che abbiamo fatto sabato scorso, ma ci ripasserei volentieri. E si esce a San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, San Pellegrino e si scende di nuovo verso Bergamo, Dalmine e si torna a casa. Sono 4 ore e 230 km. Quarto itinerario.